Buonasera e benvenuti in questo nuovo video extra su Pokémon Giallo. In questa parte andremo ad affrontare tutti i Pokémon leggendari di Kanto della prima generazione, quindi Zapdos, Articuno, Moltres ed infine anche Mewtwo. Tutti nello stesso video. Li affronteremo però, non li cattureremo. Vi farò vedere il percorso con cui, per cui arrivare appunto ai Pokémon leggendari, così se volete farlo anche voi e magari non conoscete come farlo perché lo state guardando per la prima volta in questo Let's Play, potrete raggiungerli facilmente. E però io non li catturerò, rimarrò comunque fedele allo spirito di questo Let's Play, che è quello di semplicemente percorrere il gioco. Se volete vedere me che li catturo, andate a vedere le parti di Pokémon Blu, dove catturo tutti i leggendari, compreso Mewtwo, che è parecchio tosto da catturare, ve lo assicuro, con i Pokémon a questo livello. E appunto vedetevi Pokémon Blu, basta cercare nel mio canale Pokémon Blu, per esempio Mewtwo, se volete vedere quello di Mewtwo, o Pokémon Blu Zapdos e così via, se volete vedere gli altri leggendari. Detto ciò, quindi io ho comprato già dei repellenti Max, e a questo punto possiamo andare subito a catturare Zapdos. Avete visto là l'entrata della Grotta Celeste che ora è libera, ma Mewtwo ce lo teniamo per la fine. Andiamo prima di tutto a... Ho detto catturare? Mi sono sbagliato, andiamo ad affrontare Zapdos. Dato che sono abituato a catturarli sempre Pokémon leggendari, mi confonderò qualche volta e dirò catturare, ma sappiate che andiamo semplicemente ad affrontarli. Li raggiungiamo, magari prendiamo qualche strumento mentre andiamo, o forse anche no, perché tanto non ci serve più nulla ormai. Questa è una parte proprio extra per farvi vedere il percorso da raggiungere, il percorso da fare per raggiungere i leggendari. Quindi io vi ricordo, come sempre, mentre vado a appunto nella centrale elettrica, di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e facendomi sapere qual è il vostro leggendario preferito di Kanto, anche se sono sicuro che molti di voi diranno Mewtwo, e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi caricamenti. Mew non lo faremo ora che ci ho pensato, perché servirebbe un glitch, e io i glitch non voglio farli durante questi let's play. Allora, andiamo di surf, eccoci qui, e subito mettiamo mano al repellente Max. Dov'è? Eccolo qui. Lo usiamo e poi lo portiamo su. Ecco qua. No, non usa. Volevo metterlo su, così almeno ogni volta che lo andiamo a prendere non perdiamo tempo nella borsa. Ecco fatto. Ci appare immediatamente in prima posizione. Andiamo. Abbiamo dei Pokémon di livello molto alto. Probabilmente nella Grotta Celeste, però, ci beccheremo comunque dei Pokémon selvatici, perché lì sono di livello più alto le nostre. Qui abbiamo un tizio che mi sa che dobbiamo sfidare. Sfidiamoli con Pikachu, questi allenatori che sono rimasti fuori dal nostro raggio d'azione qua. Così magari si prende un livellino. Allora, tu chi mandi? Rayorn. Non è proprio il massimo per Pikachu questo. Per niente, no, cambia un Pokémon. Pikachu non lo batterà mai. Andiamo Blastoise. Pestone, ecco. Non gli fai nulla, giusto? Esattamente. Andiamo di surf. Ecco fatto, addio Rayorn. E poi chi manda? Lickitung. Ecco, contro Lickitung possiamo mandare Pikachu. Bello Lickitung comunque, non l'avevamo ancora visto in questo gioco, sbaglio. Bellino. Anche qui molto colorato, eh. Caso non riesce a shottarlo Pikachu. Guarda caso, Pikachu è davvero debolissimo in questo videogioco, eh. Cioè hanno deciso di non dare statistiche speciali alte, non so bene per quale motivo. Però così facendo c'è davvero l'unica statistica che è alta, è la velocità. Ma per il resto ha difesa nulla. Intanto qui siamo alla centrale elettrica. Difesa nulla. Difesa nulla appunto. Ah, qui ci sono un sacco di Electrode mascherati da Pokéball. Quindi non prenderò strumenti qua. Tanto non ci serve nessuno strumento che si trova qui. Andiamo direttamente. Allora, per andare direttamente avanti, se non sbaglio, si va sotto. Questi qui la maggior parte sono tutti Electrode che rompono le balle perché fanno autodistruzione. Quindi lasciamoli lì. Ok, si va qui. E si prosegue. Comunque dicevo, Pikachu ha solamente la velocità elevata, per il resto ha difesa nulla, difesa speciale nulla, attacco speciale bassissimo
e attacco normale, però normale tendente verso il basso. Quindi nemmeno un attacco che dici, vabbè, lo puoi usare, non lo puoi usare l'attacco di Pikachu. È davvero basso. Quindi boh, cioè te lo porti dietro, ma se uno volesse davvero giocarsi Pokémon giallo veramente, Pikachu converrebbe lasciarselo dietro alle spalle. Siamo arrivati a Zapdos. Allora, Zapdos è di tipo volante elettro, quindi manderei Snorlax. Direi che Snorlax è il più adatto per tirare giù questo pollastro elettrico. Yuhu! Comunque vi ricordo ancora, se volete vedere me che lo catturo, magari una strategia per catturarlo, eccetera, molto bellino lo sprite. Una strategia per catturarlo, andate a vedere la parte di Pokémon Blu. Ve lo ricordo, eh? Andiamo di sdoppiatore. Per Forbep, ok? Non mi fa troppo danno. E noi con sdoppiatore, vediamo quanto gli facciamo. Parecchio. Vai, altro sdoppiatore. Che attua uno shock, non dovrebbe farci molto, anche in questo caso. Per l'appunto. E tiriamo giù uno dei primi, anzi il primo Pokémon leggendario di Kanto, Zapdos. Poi usciamo dalla centrale elettrica e senza ulteriori indugi voliamo ad andare a prendere per prendere il secondo. E per prendere il secondo, ovvero Articuno, si vola a Fuxiapoli. Eccoci qui. Do una curata ai Pokémon. Sempre cosa buona e giusta. Tra l'altro il repellente vi ricordo che non è ancora finito. O forse quando si vola si annulla? Non saprei. No, teoricamente no. Conta i passi, quindi non vedo perché volando si dovrebbe annullare il repellente. No, arrivederci, grazie. Ok. Scendiamo a questo punto. E per raggiungere... Ecco, ora è finito il repellente. Ok, per raggiungere Articuno dobbiamo andare a questa parte. Allora, Pokémon Surf. Mettiamo avanti Pikachu. E usiamo Surf con Blastoise. Poi andiamo a prendere il repellente. E si va. Si va alle Isole Spumarine, un dungeon che da piccoli può sembrare abbastanza ostico e complesso. In realtà non è così difficile, come quasi tutti i dungeon Pokémon alla fine, da piccoli ci sembrano molto più difficili di quelli che sono in realtà. Tutti questi allenatori li abbiamo già sfidati nell'episodio in cui abbiamo affrontato praticamente tutti i percorsi acquatici di Kanto, ma c'era un allenatore che avevamo lasciato indietro. Un allenatore qui in zona, eccolo, lei. Quindi andiamo a prenderla. Lei o lui? Forse un lui o una lei? Boh, vediamo. Andiamo a prendere questo allenatore. Che era rimasto indietro. E facciamolo uccidere a Pikachu. Questa bellezza qui è una lei. Rimane in campo Seeking a livello 35. Beh, niente male, eh. Vai, fulmine. E addio Seeking. Brutto colpo pure. Meglio così. Ok. Abbiamo recuperato l'allenatrice che ci eravamo lasciati qui ed entriamo nelle isole spumarine. Allora, isole spumarine che il rosso fuoco sono azzurre, rosso fuoco verde foglia, credo che sia una scelta molto più azzeccata di questo marrone un po' bruttino. Andiamo a usare forza con Snorlax. Vai. E come ben sapete, nelle isole spumarine bisogna buttare i massi in questi buchi per andare avanti. Ok? Dovete buttarli tutti. Ogni sasso che trovate dovete buttarlo in un buco. Prima di scendere ai piani inferiori, guardatevi bene in giro e controllate che non ci siano altri sassi da buttare, come in questo caso, vedete? Ecco, buttate questo sasso. Poi vediamo se qui si scende per andare avanti. No, qui abbiamo un altro sasso da buttare ed è molto importante farlo. Quindi Pokémon, Snorlax, forza. Vai. E qui abbiamo finito. Vedete che non si può più scendere a meno che di cadere in quel buco. A questo punto tornate su e andate a fare l'altra parte della grotta. Eccoci qui. Qui lì si può scendere, lì sopra. Finito l'effetto del repellente, ne mettiamo un altro. Però voi prima di scendere, come sempre, buttate giù i sassi che trovate in giro. Ci sono due scalette qui, anzi tre scalette, ricordatevelo.
Tre scalette e un sasso da buttare giù immediatamente. Allora, Pokémon, forza. Ok, andiamo a fare la prima scaletta. Quella che avevamo trovato appena entrato in questa stanza, perché altrimenti ce la dimentichiamo. Andiamo a fare subito questa scaletta. Vedere dove ci porta. Ok, ci porta qui dietro. E ci porta ad un altro sasso da buttare giù. Vai. Purtroppo bisogna attivare forza in continuazione. Ok, e qui abbiamo fatto. Poi ritorniamo su. Eccoci qui. E possiamo scendere. Ok, di qua non si va. Possiamo scendere in quella di mezzo ora. Ovvero questa qui. Ricordandoci che ce ne manca un'altra a destra, eh. Qui si scende di nuovo. Diamo un'occhiata prima allora se ci sono dei sassi da buttare giù in questa zona. Qui si risale. Questo quindi è solamente un posto in cui scendere e risalire. Ok. Saliamo un attimo qui. Vediamo se c'è un masso da buttare giù. Ah no, ok. Qui semplicemente ci ricolleghiamo a questo punto. Vedete? Quindi basta scendere di qui e scendere di nuovo in quel posto. Ecco qua. Queste due scalette erano collegate in realtà. Qui si scende di nuovo. E qui abbiamo altri sassi da buttare giù. Prima però di fare quell'enigma, scendiamo di qui e vediamo se abbiamo dei massi. No, qui abbiamo l'acqua. Ok. Qui siamo arrivati all'acqua. Questo è l'ultimo piano. L'ultimo posto in cui dovete andare. Prima buttate giù tutti i sassi che dovete buttare giù. Allora, vedete lì c'è un altro masso che ci serve. Evidentemente ci siamo mancati qualche sasso. Quindi per adesso facciamo questi. Poi andiamo a vedere se abbiamo mancato per l'appunto qualche sasso. Ok. Vai. Così. Poi spingiamo questo di qui. Ok, te vai giù. Attento a non incastrarvi qui con i sassi, eh. È facile incastrarsi. E giù. Ok, abbiamo buttato giù anche questi due sassi qui. Però tecnicamente ce ne manca uno lì. Vedete? Qui non possiamo fare surf perché l'acqua è troppo mossa. Se noi proviamo a fare surf. Ah no, possiamo? Ah, però vedete, veniamo trasportati dalla corrente da un'altra parte. Vediamo come teletrasportati via, non possiamo controllare il movimento. Allora, però di qua si può risalire, volendo. Quindi vediamo se è qui il sasso che ci serve. Allora, pericolo rapide, grazie, lo sappiamo. Oh, di qua no, mi sa che si esce semplicemente di qua. Però, vedete, eccolo il sasso. Bisogna quindi farsi trasportare dalla corrente per arrivare qui e buttare il sasso. Poi si può scendere di nuovo. E ora potremo fare surf controllando però la corsa. Pokémon. Blastoise, surf. Ok, vedete, ora posso muovermi come voglio. A questo punto abbiamo controllato le rapide qui. Possiamo tornare indietro di qui. Ora le acque sono calme. Vedete anche lì. Allora, noi eravamo arrivati da qui. Andando di qui si esce dalle isole spumarine, se non ricordo male. Sì, da qui si esce, quindi non andateci. Altrimenti dovrete rifare tutto al contrario. Oddio. Una volta che avete comunque fermato le rapide, non vi cancella questo progresso, eh. Cioè, i sassi rimangono lì. Però, se volete andare a catturare Articuno, dovete scendere ulteriormente. Quindi andiamo qui sopra. Scendiamo nell'ultimo posto qui, dove abbiamo bloccato le rapide con i sassi che abbiamo buttato giù prima. I sassi possono mutare il corso dell'acqua, appunto, qui vi danno anche un indizio. E vediamo se qui. No, qui si risale. Quindi può darsi che da lì si esca addirittura. Articuno è lì sopra. Articuno è qui sopra, quindi andiamo a prenderlo. Pokémon.
Blastoise, vai. Eccolo qui, Articuno. Allora, contro Articuno 0 Charizard, ricreando di nuovo quella battaglia contro Noland che potete vedere in un altro video del mio canale, basta che cercate Articuno vs Charizard, o Charizard vs Articuno, ancora meglio. E, è uno scontro, ok, carino lo spread di Articuno, però preferisco quello di Rossofuoco. È uno scontro che c'è stato nell'anime. Io sto giocando questo videogioco Pokémon Fire Ash, un videogioco creato dai fan, che ripercorre le avventure di Ash del cartone animato, passando di regione in regione. E durante la Battle Frontier, dopo Hoenn, abbiamo anche la sfida tra Articuno e Charizard, nella Battle of Factory, mi sembra fosse. A questo punto abbiamo preso anche Snorlax, abbiamo catturato e buonanotte, abbiamo sconfitto anche il buon Articuno, usiamo la fune di fuga così da uscire immediatamente da questo posto. Ecco qua, bello smooth questo video, bello fluido, senza tagli, senza roba. Andiamo a questo punto immediatamente all'altopiano blu. Ecco qua, perché è dall'altopiano blu che si raggiunge Moltres, che è nella via Vittoria, vi ricordo. Non abbiamo bisogno di curarci Pokémon, dato che ce li siamo già curati. E abbiamo usato solamente un lanciafiamme contro Articuno. Ok, il repellente lo metteremo appena entriamo nella grotta. Eccoci qui. Allora, repellente. Qua. Ok. E qui per ritornare indietro bisogna spostare sassi. Allora, andiamo di Snorlax. O meglio, si può tornare indietro anche normalmente con le scalette. I sassi sono solamente una scorciatoia che potete utilizzare per passare da questa parte e arrivare subito a Moltres, che se non sbaglio è qui dietro. Dovete fare questo giro. Eccoci qui. E qui dietro c'è Moltres, dietro questo allenatore che abbiamo già battuto. Eccolo, c'è anche uno strumento qui dietro, che è una super guardia, roba, c'è un frusaglio da vendere. E andiamo di soppiatto da dietro a Moltres. Eccolo qui. Ah, però davanti ancora Charizard. Va bene, lo battiamo comunque, non è un problema. Molto carino lo spread di Moltres, anche se è abbastanza minimal, cioè tutto rosso, tutto arancione. Un po' così. Andremo di lacerazione, che gli fa parecchio male. Ah, però lui va con Turbofuoco, ok. Appunto, Turbofuoco è una di quelle mosse in cui che non ti permette di attaccare finché Moltres non decide che puoi farlo, essenzialmente. Certo, potremmo sostituire Charizard, eh. Ok, fortunatamente attacca. Buono. E usa beccata Moltres, ok. Andiamo di lacerazione. E sconfiggiamo quindi anche Moltres. È stato molto veloce Moltres, vedete? Basta fare il percorso al contrario della lega e si arriva subito lì. A questo punto, fune di fuga di nuovo. Anzi, potremmo addirittura usare fossa con Charizard per uscire dalla grotta. Ancora meglio, così non sprechiamo le fune di fuga. Ok, ci ha riportati a Fuxiapoli, credo. Vedendo questo fucsia. E a questo punto ci manca solamente un altro leggendario, l'ultimo, il più difficile di tutti, Mewtwo. Eccoci, guidiamoci una curata al centro Pokémon di Celestopoli, così in caso di rovinosa sconfitta ripartiamo da qui. E prepariamoci ad andare da Mewtwo. Allora, la Grotta Celeste, come vi anticipavo, ha dei Pokémon con dei livelli superiori ai nostri, quindi il repellente servirà a poco nulla. Ci dovremmo assorbire i vari selvatici. La Grotta Celeste è tra l'altro anche l'unico posto in cui poter trovare Chansey, che non sia la zona Safari, dove è quasi impossibile trovarlo e è ancora più difficile catturarlo. Quindi se volete catturare un Chansey, piuttosto vi conviene cercare nella Grotta Celeste. È raro anche lì, però una volta che lo trovate potete paralizzarlo, potete fare tutto quello che volete e potete spammargli Pokéball a manetta. Allora, surf.
E si va. Siamo ritornati a Celestopoli, quindi è ritornato blu il gioco. Ok, entriamo in questa grotta celeste. Eccoci qui. Possiamo usare Surf. Allora, di nuovo, se volete un'esplorazione completa della grotta celeste in cui andiamo a prendere tutti gli strumenti, andate pure con il gameplay di Pokémon Blu. Io qui cercherò di andare il più dritto possibile alla fine di questa grotta, ok? E sarà un po' difficile dato che non mi ricordo di preciso la strada e ci saranno un sacco di selvatici nel mezzo che romperanno le balle. Fuga, ok. Vediamo, vedete che comunque sono di livelli maggiori rispetto ai nostri. 52, 57, i nostri sono al massimo al 50. Fortunatamente possiamo far fuga. Fortunatamente. Vediamo un po', non, sto andando a caso in questo momento nel labirinto, non mi ricordo di preciso dove si debba andare. Bello Ditto. Anche qui dentro si può trovare. Qui dentro si può trovare anche Ditto come Pokémon raro. Se vi serve prenderne uno. Ok, si può andare forse qui sopra? No, devo andare dall'altra parte. Per arrivare a prendere quelle scalette. Fuga anche da Golbat. Ragazzi, i selvatici. Nelle prime generazioni di Pokémon erano davvero fastidiosi, eh. Cioè, senza repellente fate letteralmente 4-5 passi e beccate un selvatico. Immaginate di beccarmi dei selvatici che non vi fanno nemmeno fuggire, quanto diventa tediosa la cosa. Ok, siamo arrivati qui. Se non sbaglio si deve fare tutto il giro per andare avanti da questa parte. Ok, proseguiamo. Siamo ritornati nel labirinto. Sapete che forse è anche più facile esplorarla andando proprio a cercare tutti i vari appunto tutte le varie vie secondarie, anche tutti i vari vicoli ciechi. Perché così facendo andiamo letteralmente a caso. A meno che uno se la ricordi a memoria. Ok, lei provo a usare solo a raggio. Io questo me lo ammazzo perché sono comunque tanti punti esperienza, a livello 58. Magari Charizard mi fa un livellino, no? E appunto. Livello 50. Buono. Ah, vediamo se posso arrivare a qualche scaletta, però. Ok, Graveler si fugge perché è autodistruzione. Via. Ok, da questa parte si sale verso l'altra scaletta, ho visto. Quindi prendiamo questa strada. Altro Gloom, questa volta però faccio fuga, tanto non salirà mai di livello Charizard, anche battendo questo Gloom. È appena salito di livello. Altro Pokémon selvatico, altro Gloom. Niente, si è risentito, ancora quello di prima, al 58. Si è risentito dal fatto che ho fatto fuga. Lasciami scappare, grazie, lasciami andare via. Ok, presa questa scaletta, si scende e vediamo dove si può andare. Finito l'effetto repellente. Ah, c'era pure il repellente, ok. Allora. E qui si ritorna nel labirinto, però. Non so quanto convenga allora ritornare nel labirinto perché non so se io stia andando effettivamente avanti oppure se stia tornando indietro. Il problema è che con tutti questi Pokémon selvatici è davvero difficile orientarsi. Perché ogni volta che c'è un Pokémon selvatico, un po' perdi la memoria di dove fossi. Proviamo a scendere di qui. Ah, ok, c'è solo uno strumento di lì. Vabbè, prendiamolo. Rivitalizzante Max, buono. Io ricordo che bisogna raggiungere l'acqua, per poter proseguire. A questo punto ne siamo usciti da qui, allora andiamo nell'altra scaletta. E vediamo di proseguire da lì. Weeping Bell. Pokémon fastidiosissimo. Fuga.
Mamma mia, ragazzi, i Pokémon selvatici. Oh, bello Venomoth. Però quanto sono fastidiosi i Pokémon selvatici, senza poter mettere il repellente. Immaginate se avessimo fatto anche tutta la centrale elettrica, le isole spumarine e la via Vittoria senza repellente. Probabilmente saremmo ancora alle isole spumarine. Uga. Ok, da qui proviamo a proseguire. Altro Graveler. Diciamo che una delle cose che ci manca di meno delle prime generazioni Pokémon è proprio questa cosa dei. È proprio questa cosa degli incontri randomici. Oddio, per carità, nell'erba alta mi stanno ancora bene. Nell'erba alta mi piacciono gli incontri randomici. Nelle grotte dove interrompono proprio ogni singolo passo che fai è un po' troppo. Poi il bello della Grotta Celeste è che ci sono un sacco di Pokémon anche all'aria, eh. Cioè, vedete, Rhyhorn è un Pokémon che incontri solamente nella zona Safari, ma no, forse anche nella Via Vittoria. Comunque, un Pokémon abbastanza raro. Rhydon è altrettanto raro. Rhydon è davvero raro, eh. Tra l'altro è fighissimo. Però fortunatamente riusciamo comunque a fuggire. Oh, stiamo letteralmente facendo, incontrando un Pokémon selvatico ogni tre passi. Boh. Guardate, cioè, davvero, non si riesce ad andare avanti. Tra l'altro Ditto è anche abbastanza raro, continuiamo a trovarlo. Chansey non l'abbiamo ancora visto qui dentro, eh. Fuga. La musichetta della Grotta Celeste non fa nemmeno tempo a partire perché troviamo subito un altro Pokémon selvatico. Ma noi ce la faremo. Anche se io davvero non so se stia andando nella direzione giusta, eh. Cioè, magari la sto facendo a ritroso. Magari davvero la sto facendo a ritroso. Là c'era una Pokéball, quindi era un vicolo cieco. Ok, forse ci siamo, forse ci siamo, eh. Pokémon, Surf. Perché ricordo che bisogna arrivare ad un posto acquatico. Qui abbiamo due Pokéball. Vediamo che strumenti sono, non mi ricordo di preciso, sono curioso di vedere cosa hanno messo qui. Fuga. Ok, un altro revitalizzante max e una Ultra Ball. Ok, come per dirti, va, tieni questa Ultra Ball, sicuramente ora catturerai Mewtwo. Allora, un Surf. Anche se nei primi giochi Pokémon, effettivamente, senza avere i vari. Come si chiamano? I vari Pokémon erranti. Come i cani leggendari, potete tranquillamente catturare Mewtwo con la Master Ball. Comunque mi sa che la Grotta Celeste l'hanno cambiata, perché non mi ricordo per niente di questi posti. Cioè, mi sembra davvero diversa. Oh, eccolo lì Mewtwo, tra l'altro. Buono. Forse l'hanno leggermente cambiata, hanno cambiato il pattern. Forse sì, è forse una delle cose che hanno cambiato in Pokémon Giallo è anche la Grotta Celeste. Eccolo lì sotto Mewtwo. E niente, becchiamoci un altro Pokémon selvatico. Un ultimo Golbat che vuole apparire nel video. Guardalo qui. Fuga. Ok. Pokémon. Surf. E andiamo a prenderci questo Mewtwo. Anzi, andiamo a ucciderci questo Mewtwo. Niente, altro Pokémon selvatico proprio tra me e Mewtwo. Di nuovo questo Golbat. Oh, ci tiene davvero tanto, ma se lo uccidessimo, cioè, giusto per capire, no? Se gli tirassimo un bel lanciafiamme in faccia, magari. Giusto per fargli capire chi comanda. Ecco, pure brutto colpo si è beccato. Ah, lui ci usa nube. Va bene. E allora io ti tiro la lacerazione. E addio Golbat.
Ok, ora vedremo quanto è davvero difficile battere Mewtwo, perché scommetto che forse quasi nessuno di voi abbia provato effettivamente a uccidere Mewtwo, cioè tutti quando arrivano qui provano a catturarlo, ovviamente. Noi proveremo a batterlo, vediamo quanto è difficile batterlo effettivamente. Allora, potremmo fare gli stronzi e andare di Tossina con Venusaur. Io comunque Venusaur di primo Pokémon lo butto. E poi vediamo, o Tossina o Parassisseme, comunque gliela metto, dato che lui, vi ricordo, avere ripresa, ok? Lui ha ripresa, quindi non è così banale poterlo battere. Lo spread è abbastanza brutto, posso dirlo? Cioè sembra che stia facendo stretching, o sembra solo a me? Cioè sembra che stia facendo stretching, orribile. Allora, dato che sei orribile come sprite, ti tiro Tossina, bravo, usa ripresa. Ah, non ha effetto? No, aspetta, no, non ha quel cazzo che non ha effetto, ha effetto. Però me lo shotta ora lui, ora. Sicuro. Vediamo. Me l'ha shottato. Me l'ha shottato. Allora, sapete cosa potremmo fare? Provare a paralizzarlo con Pikachu. Provare a paralizzarlo. Tononda. E comete non dovrebbe ucciderci Pikachu in un colpo? Minchia, ma quanto è forte! Usiamo un altro Pokémon. Usiamo un sacrificio, Pidgeot. E revitalizziamoci con il revitalizzante Max. Tanto ne abbiamo trovati due qui dentro. Dov'è? Pozione Max, revitalizzante Max, eccolo qui. Venusaur. Se c'è qualcuno che può farcela, è lui. Ok, psichico. Disintegrato, Pidgeot, immagino. Ricordiamoci che psichico però ha 10 PP e lui ne ha già usati 2. Ha pure brutto colpo, grazie. Rimandiamo allora Venusaur, sperando che non usi psichico di nuovo. E tiriamogli un'altra tossina. Ok, comete, comete dovremmo reggerlo. Ricordo che Pikachu ha tipo 0 di difesa, eh. Ha brutto colpo pure, grazie. Però gli abbiamo messo tossina, quindi ora è solamente questione di tempo prima che lui muoia. Mettiamogli anche un parassisseme. Non ti servirà niente la barriera, caro Mewtwo. Non ti servirà proprio niente. Ok, parassisseme e tossina messi. Andiamo quindi di Fogliarama, saranno molto efficace forse. Quindi vabbè, tiriamoglielo comunque. Tanto Venusaur ha fatto il suo. Ok, terzo psichico tirato. Brutto colpo pure. Usiamo un altro Pokémon e mandiamo in campo Blastoise. Ok. A questo punto tiriamogli un colpo coda. Così da abbassargli la difesa. Che lui si era rialzata con barriera, eh. Il veleno effetto. Parassisseme mi cura. Quanto mi ha curato? Perché mi ha curato così tanto? Forse perché ha tolto tantissimi PP a Mewtwo? E quindi mi ha curato un casino? Va bene. Ecco che arriva un altro psichico e siamo a 4. Probabilmente lui con psichico mi shotta tutti i Pokémon, eh. Non ce n'è uno che resista a psichico. Oh, però aspetta, lui ha fatto brutto colpo. Magari Charizard resiste a psichico. Che non dovrebbe avere delle brutte statistiche speciali. Usiamo Fossa per stallare la partita mentre l'iperavvelenamento avanza. È quello che lui inizia a usare in ripresa. Però vedete che il veleno non perdona, eh. Ma perché Parassisseme toglie così tanto? Ma che senso ha? Scusatemi, non capisco. Ok, usa ripresa ma non riesce nemmeno a riprendersi del tutto. Perché toglie così tanto Parassisseme? Non ho capito, sinceramente. Beh, mi spiace Mewtwo, ma ti becchi la fossa e poi Charizard non ha paura di te. Userà lanciafiamme, tankandosi qualsiasi tipo di attacco tu gli farai. Ecco qua. Comete non mi sciotti. Ovviamente non mi sciotti. Però brutto colpo comunque me l'ha tirato, eh. Mi spiace, caro Mewtwo, ma qui la tua battaglia finisce. Ma cos'è? Ma è un bug? No, è un bug questa cosa, fatemi capire. Non ha senso sta roba qui, è un bug.
C'è palese un bug. Per favore, ditemi nei commenti secondo voi cosa è successo con Parassissime. Magari è una sinergia strana con Tossina. Magari lui percepisce come danno tolto da Parassissime il dot di veleno di Tossina e quindi mi cura del danno tolto sia da Tossina che da Parassissime. Però anche Parassissime iniziava a fare un danno atroce. Però non mi sembrava che Parassissime avesse danno esponenziale. Non è che Parassissime in combinazione con Tossina crea un bug per cui anche il danno di Parassissime diventa esponenziale? Sarebbe davvero strano. E sarebbe tipo una cosa completamente rotta, perché in 2 turni tu ammazzi qualsiasi Pokémon. Comunque, andiamo a questo punto a fare fossa per uscire da qui. Mewtwo ci ha ucciso Venusaur 2 volte, Pikachu, Blastoise e Pidgeot, ma alla fine non ha potuto fare nulla contro Tossina e Parassissime palesemente buggate. A questo punto facciamo fossa, usciamo quindi dalla Grotta Celeste. Eccoci qui. E curandoci Pokémon per avere Pikachu al nostro fianco, dai, facciamolo ritornare in vita questo Pikachu, per poter così salutare questa serie con Pikachu di fianco, giustamente, Pokémon giallo. Vogliamo concludere la serie con Pikachu morto? Non mi sembra il caso, dai. Eccoci qui. Abbiamo Pikachu, quindi dopo tutta questa avventura, io vorrei solamente chiedere a Pikachu come gli è sembrato. Chiediamoglielo. Pikachu sta dormendo. Bene, direi che è un finale degno di questa serie con Pikachu che dorme. Vi ringrazio quindi di aver seguito questo episodio extra e in generale questa serie che si conclude ufficialmente qui. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se l'avete gradito e in generale se avete gradito la serie, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di questi leggendari, dei vari dungeon, della Grotta Celeste che forse è cambiata e di quello strano bug con Tossina Parassissime. Iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti e condividete questo video a tutti coloro che potrebbero fare un tuffo nei ricordi guardando questo video su Pokémon Giallo in cui andiamo a uccidere malamente i leggendari di Kanto. Quindi vi ringrazio e vi rimando ad una prossima serie. La Glaciosphere è tutto.